Ciao a tutti Colors, benvenuti ancora una volta in questo nuovo video, per me il primo del 2018. Non vi faccio gli auguri di buon anno perché dopo 2 settimane facciamo ridere. Penso che lo classificherò come un video story time. Volevo fare un ritorno direttamente con uno dei video che mi ero prefissato di farmi, ma ci sono due problemi. Il primo è che oggi è il 15 gennaio, è mattina e oggi pomeriggio devo portare il PC dal tecnico, quindi per un po' di giorni non potrò fare video perché il PC a manovella che uso non ha tutti i file che mi servono per fare i video. E il secondo è che penso di dovervi un minimo di spiegazioni barra ringraziamenti, di cui non tutti comunque sono positivissimi. Vengo e mi spiego. Io nello scorso video ho moderato i commenti sperando di non dover cancellare nulla e in effetti non ho cancellato nulla. Però diciamo che almeno una uscita avrei gradito fosse stata risparmiata. Non dirò di chi si tratta, non dirò nemmeno se uomo o donna. Non dirò il sesso appunto, perché se no si potrebbe capire subito chi è. E io non voglio mettere questa persona alla forca, dico solamente che penso che non parlerò più della cucciolata, perché vengo su YouTube per distrarmi, vengo su YouTube per stare meglio e se devo intavolare argomenti che non mi fanno stare bene, non mi va. Mi avete chiesto maggiori delucidazioni per quello che riguardava il tentativo di cambiare la mia vita. Anche quello non, dal mio punto di vista perlomeno non è andato bene. Nel senso che probabilmente si è trattata di una mia illusione e anche per questo ho aspettato tanti giorni a fare i video, ma poi mi mancavate, quindi sono voluto ritornare. Se non nominerò più alcune persone della vita reale questa volta, non di YouTube, penso che poi arriverete a capire il motivo. Non penso che farò più il tag vi racconto la mia città perché il problema principale per cui voglio andare via è proprio lì. Questa città è affetta da una cosa che si chiama abilismo. Vi invito a cercare il significato di abilismo sul vocabolario. Voglio ringraziare invece tutti coloro i quali mi hanno fatto dei commenti positivi. Non è perché i commenti negativi non li voglio, ragazzi, però a volte le negatività in determinate situazioni, vere o false che siano, secondo me vanno tenute da parte. Volevo pubblicizzarvi anche un paio di canali approfittando di questo video. Uno lo voglio guardare un attimo perché ha un nome un po' particolare che non mi ricordo. Volevo pubblicizzarvi appunto questi due canali, come stavo dicendo, di cui uno è molto semplice sia da nominare che da descrivere, però non per questo vale meno la pena. Il primo canale che vorrei pubblicizzarvi è quello di quello che ormai è diventato un amico, si può dire, anche se da poco tempo, e spero che la nostra amicizia possa crescere nel tempo. Il suo nome è Andrea, il canale si chiama semplicemente Andrea. E vi voglio pubblicizzare Andrea perché penso che lui non abbia il seguito che merita. Lui è un gamer. E io so che mi seguono tanti gamer oltre a lui, specialmente dal gruppo WhatsApp di cui faccio parte, la YouTube Ita Community, che saluto. Quindi vi invito a passare gentilmente a Andrea perché lui al momento il canale ce l'ha aperto, però so che era un po' scoraggiato. Quindi vi lascio il link al canale di Andrea che porta
gameplay. Attualmente sta giocando a Rise of the Tomb Raider, più o meno credo a metà gioco. Ha portato The Evil Within 2, poi porta ai giochi del Plus tutti i mesi. Insomma, datemi un'occhiata, specialmente voi gamer, e anche tra le ragazze, so che ci sono delle ragazze che seguono volentieri i giochi, quindi date un'occhiata al canale di Andrea. L'altro canale che vi vorrei pubblicizzare, invece, l'ho scoperto per caso chattando con un ragazzo che mette anche lui tanto impegno nel suo canale, però è un canale molto diverso. È un canale di lezioni di italiano per stranieri e lingue straniere. Se, per quello che ho potuto vedere, principalmente inglese e spagnolo, però lui sa anche il greco moderno, mi pare, non so se ci sono lezioni di greco moderno anche. Comunque sa anche quello. Il canale si chiama Tamato Languages and Travels. Tamato è una parola greca che, se non sbaglio, in un video ho detto che vuol dire io imparo. Comunque, vi farò uscire la scritta in sovraimpressione del nome del canale e ve lo metto nel box informazioni. Detto questo, io, come avevo anticipato poc'anzi, purtroppo adesso mi dovrò fermare di nuovo, questa volta spero per meno tempo, perché oggi pomeriggio porterò il computer ad aggiustare. Però approfitterò stamattina per editare e caricare questo video in modo da poterlo pubblicare quando mi pare. Arriveranno comunque presto nuovi video. Mi avete chiesto il video sull'amore, ve lo farò. Mi avete chiesto il video sulla mia spiritualità, ve lo farò. Mi avete chiesto. Tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, sono un cantore di qualità. Mi avete chiesto. Cos'altro mi avete chiesto? Ah, tanti tag, sicuramente. Ho perso il filo del discorso. Mi avete chiesto tanti tag, piano piano arrivano anche quelli. Però voglio portare, come vi ho detto, nu nuove tipologie divertenti, video che non ho mai portato. Se volete, po potete approfittare di questo video per farmi delle richieste per il futuro. La cosa che vi chiedo è tanta pazienza per le vostre richieste. Però il fatto che vi chieda pazienza non vuol dire che non mi piacciono, anzi sono sempre lusingato quando mi fate di queste richieste. Per il momento vi saluto, vi ricordo per favore passate almeno a fare una visita ai due canali che vi ho linkato prima di dire che non vi piacciono. Vi mando un bacione grosso come sempre, vi ringrazio per tutti quelli che mi hanno aspettato e ringrazio Andrea in particolare che mi ha voluto stare vicino anche in privato, anche se non avevamo mai parlato approfonditamente, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!